Salve amici di Lottopostan 5, benvenuti e bentornati nel mio canale. Come sempre, se non sei ancora iscritto, ti invito a iscriverti. Ragazzi, sono un po' emozionato. Dopo un parto praticamente introvabile delle nostre parti, ho preso l'iPhone 14 Pro Max ed eccolo qui, ragazzi. Facciamo una velocissima unboxing, dopo vi mostrerò tutte le caratteristiche di questo telefono. L'iPhone 14 Pro Max da 256 GB ed eccolo qui finalmente tra le mie mani. Dovrebbe essere quel nuovo nero dell'iPhone. Ed ecco, facciamo subito l'unboxing di questo iPhone 14 Pro Max. È già aperto perché ho fatto mettere la pellicola, ragazzi, quindi non è proprio un vero unboxing. Vediamo se non mi casca. Ed eccolo qua, ragazzi, nella sua bellezza, il 14 Pro Max. Vedete la differenza? Beh, ma sapete già le caratteristiche, sono le telecamere più grandi, da 48 megapixel e via. Intanto ve lo mostro al volo. Eccolo qui. Come sempre, ragazzi, ormai è sempre più minima la scatola, dentro non c'è praticamente niente, un cavo e i soliti sticker per dell'iPhone. Questo è quello che vi danno ormai, una tristezza. Salve amici di Lottopostan 5, facciamo la test finalmente di questo iPhone 14 Pro Max e niente, dai, testiamolo e vediamo come va. Siamo dentro l'ascensore, siamo in centro commerciale, farò qualche filmato di prova e poi si vedrà. Ciao ragazzi, a dopo. Oggi abbiamo tradito McDonald's e stiamo mangiando KFC. Sempre testando l'iPhone 14 Pro Max. Eccoci Kiru, cane che va sul carrello, siamo all'IKEA, sto testando l'iPhone 14 Pro Max, vediamo com'è la stabilità, i colori, qui c'è una luce un po' strana e via, ma devo testare anche la fotocamera anteriore. Adesso proviamo la telecamera anteriore, vediamo se è un po' migliorata. Sì, dai, dovrebbe essere più una risoluzione maggiore confronto all'iPhone 13 Pro Max e via. Vedremo com'è la stabilizzazione e via. Stiamo intanto vedendo l'IKEA, come ogni giro al centro commerciale, e ciao. Telecamera frontale e adesso testiamo questi buonissimi hot dog dell'IKEA. Farò una schifezza unica, ma proviamo, vai. Dopo mi dite come si vede con l'iPhone 14 Pro Max. Mamma mia, che capelli, ragazzi, sono tutto finito di lavorare, sono subito partito e via. Mi sono molto sistemato, chissà come sarà l'audio. No, invece... no, questa è la grande angolare, ecco, 278. Siamo all'IKEA, vediamo la stabilizzazione di questo cavo del telefono. Ecco che arriva il famosissimo hot dog dell'IKEA. Speriamo che sia buono. Vediamolo.
Zecco Cazzarò? Non è tanto invitante, però. Non so. Vediamo. No, è normale quella. Eh? Sì, domandi che. Sì. Vediamo se ci daranno la Coca Zero. Vediamo questi hot dog se sono invitanti, ragazzi. No, dai. Questi sono i famosissimi hot dog dell'IKEA. Adesso li proviamo. Te la da? Yeah, yes. Coca Zero con la scritta nera. Eccoci qua, viziato. Viziatissimo. Kira Sanja, che vorrai? Proviamo tutte e tre telecamere. Questa è una per, due per e tre per. Stiamo testando sempre queste cavere di telecamere. Bene, ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao. Anzi, dimmi com'è, fai l'assaggio. Mangiabile? Fai la faccia di nuovo che non ho ripreso, com'è? No, almeno costa 1,50 euro, dai. Meno almeno male. Quello. Però adesso lo testo io. Niente di che. No? No. E ormai che lo testo già quasi da 3 settimane, farò una piccola recensione e dirò anche il mio parere su questo nuovo iPhone 14 Pro Max. La cosa principale di questo nuovo iPhone 14 Pro Max è la Dynamic Island, che hanno praticamente spostato la notch, come vedete. Vediamo se mette a fuoco, ecco. Come vedete l'hanno spostata e l'hanno fatta qui, adesso è diventata interattiva. Potete mettere, ma non so, avete già visto in tanti altri recensioni, potete mettere le applicazioni direttamente da lì e poi le aprite da questa Dynamic Island. Le altre differenze, diciamo, dal 13 Pro Max cosa sono? Chip, il nuovo chip A16 Bionic, ha un display super luminoso, ragazzi, che sotto il sole veramente si vede la differenza del 14 Pro Max, che è questo. Pari a fotocamera da 48 megapixel, si può fare dei mega zoom sulle foto senza perdere risoluzione. E poi altre cose ancora importanti direi che non ci sono in questo iPhone 14 Pro Max. Boh, io lo sto utilizzando da 3 settimane, devo dire che mi sono trovato veramente bene. Logicamente, ragazzi, non si vede tanto la differenza dal 13 Pro Max, La batteria dura quasi uguale, è leggermente un po' più grande il 14 Pro Max, ma proprio cosa dei millimetri, perché non ha, mi sta per cadere, non ha l'olio bordo, qui è un po' più fino confronto il 14 e il 13 Pro Max. Beh, poi un'altra caratteristica nuova è anche della videocamera, che ha un buono stabilizzatore di immagini molto migliore del 13 Pro Max. Non è a livello della GoPro, mi dispiace dirlo, perché io speravo, che mi sto usando molto il movimento, speravo che sia un po' più stabile, però non a livello della GoPro, almeno a parere mio, dopo vedete voi. E niente, dopo vi metterò qualche filmato, qualche foto fatta con il 14 Pro Max, mi direte se vedete anche qualche differenza col 13, mi farò qualche piccola comparazione. Ragazzi, in conclusione io direi che merita cambiarlo, per se voi avete un 14, un 13 Pro Max, merita cambiarlo? Diciamo, se siete dei creator, sì, perché ha la fotocamera con molto più risoluzione, fa dei video ancora migliori del 13 Pro Max, ha questa stabilizzazione che si vede la differenza con il 13 Pro Max, la luminosità sotto il sole è molto del display molto più evidente confronto al 13 Pro Max, ma resto, diciamo, che sono equivalenti, ecco. Chi ha un 13 Pro Max, io, parere mio, si può tenere tranquillamente l'iPhone 13 Pro Max, proprio se non siete dei creator. Questo telefono funziona da Dio, il 13 Pro Max. Il 14, logicamente, come ho ripetuto prima, se siete dei creator, veramente, allora sì, merita cambiarlo, perché le caratteristiche che vi ho spiegato prima valgono la pena per cambiarlo.
vi consiglio sicuramente di prenderlo sopra i 256 GB, perché si è fatto dei filmati in cinematic mode. Ah sì, altre caratteristiche in cinematic mode, questa volta si possono farli anche in 4K, che invece con l'iPhone 13 Pro Max si potevano fare solo in 1080p. Poi anche se fate delle foto in Pro Max che pesano molto di più, vi conviene avere almeno sopra i 256 GB di memoria. Come conclusioni finali, sì, ha provato il 14 Pro Max, perché per il creator devo dire che veramente si vede la differenza, ecco. Per l'uso ogni giorno invece chi ha il 13 Pro Max può tenerlo tranquillamente, perché è ancora un buonissimo telefonino. E come sempre ragazzi, se vi è piaciuta questa mia mini recensione, mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ragazzi!